Oh, amici di Bracimi Ancora, sapete il mondo come si divide? Il mondo si divide in due categorie, tra chi ama il filetto e chi il filetto lo disdegna. Ecco, questo è il motivo per cui oggi, ragazzi, mi magno tutti i filetti di Roma. Vabbè, qualcuno ve lo lascio. Ci facciamo un bel giro per la mia città e vi racconto un sacco di posticini divertenti. Partiamo dal quartiere Prati, da Beef Bazaar. Lo conoscete il quartiere Prati? Praticamente qua ci sono più avvocati che altro, ce ne sono 17.000 in tutte le strade. Immaginate quanto possono mangiare gli avvocati, e poi stiamo a un chilometro in linea d'aria dal Vaticano. Immaginate quanto possono mangiare i preti. Iniziamo da Beef Bazaar, praticamente la mia seconda casa. Perché iniziamo da qui? Perché è arrivato il filetto di bisonte. Il bisonte è quello de balla coi lupi. Quindi iniziamo il nostro tour dei filetti proprio da qui, da Beef Bazaar. Eccolo qua, il nostro filetto di bisonte che sta frullando dentro Mitico, il nostro armadio per le lunghe frullature. Bello, 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 ragazzi. Bello, bello. Ragazzi, questo è il filetto di bisonte, è una rarità, e in quanto rarità costa, diciamo, parecchio. Stiamo intorno ai 190 euro al chilo. Me coglioni. Praticamente sono 3 etti, 60 euro di filetto. Che, diciamo, uno ci pranza allegramente con 60 euro, un signor pranzo, vabbè, dai. Arrivato, eccolo qua, 60 euro di filetto, filetto del bisonte. Assaggiamo sto filetto del bisonte, sti 60 euro. Potremmo fare un video, no? Cosa compro in macelleria con 60 euro. Ah, bella cottura al sangue come piace a me, bella caldina dentro, cotta bene. Ammazza come me l'hanno cotto bene, a me piace proprio. Il filetto al sangue, ragazzi, se no voi mangiate praticamente una tavoletta di sughero, un pezzo di legno, eh. Guarda come viene bene via, guarda, guarda, guarda. Sì, è di una tenerezza imbarazzante, molto raffinata come carne, ammazzala quanto è buona. 60 euro, i 60 euro meglio spesi. Sto filetto di bisonte è molto raffinato, non so perché, ma mo ci voglio mettere un pizzico d'olio, un giro d'olio. E con l'olietto, ragazzi, è mortacci quanto è buona. O va pure tu con l'olio. Vai. Promosso. Tanto di cappello. Tenero, da 0 a 10, 9,5. Succulenza, da 0 a 10, 9. Odore, odore. C'è un odore penetrante, c'è un odore boschivo, c'è un odore di erba, lo sai? Si vede che è un'altra bestia, che non è manzo. Unico lato negativo, ragazzi, è il prezzo, perché parliamo di 190 euro al chilo, 180-190 euro al chilo, ci stiamo mangiando 60 euro di medaglione di carne. Cioè, a parte questo, io ho difficoltà a trovare difetto a sta carne. Siamo appena stati qui da Beef Bazaar e adesso ce ne andiamo al ristorante Mamma Mia, via Pacini. E io colgo l'occasione per dirvi che questa è la nostra guida, Steakhouse e Macelleria d'Italia. 400 indirizzi, 300 pagine, la trovate su Amazon, e così questo libro, questa guida deve sempre stare con voi. Vi diciamo dove andare a mangiare bistecchi di serie A in Italia, e ovviamente i ristoranti che vado a trovare oggi stanno tutti qua dentro. Ovviamente per Roma ci si sposta con lo scooter, non è che uno si può mettere lì e sposto con la macchina, se no ci mettevamo 4 giorni. Arrivati ai Parioli, ragazzi, qui o ci venite con la carta del credito gonfia oppure rimanete a casa. Sapete qua in media quanto costano le case? Tra i 7 e i 9 mila euro al metro quadro. Ovviamente esclusi gli attici, quelli hanno un'altra valutazione, però noi dell'attico fondamentalmente ce ne frega niente, perché ci interessa di Mamma Mia, il ristorante che ci sta aspettando. Si respira qui una certa aria di eleganza, no? Eleganza più classica. Entri da Mamma Mia e bang, ciao ragazzi, ben trovati, noi siamo in pieno servizio, noi siamo arrivati a mezzogiorno e 30. Tu entri da Mamma Mia, che ti trovi davanti? Sta selezione, niente male. Ve lo dico subito, il filetto che ci mangeremo pesa 200 grammi e lo pagheremo 22 euro. Mi presentate ai Parioli con il peggior capello della mia storia. Non so come ce l'ho il capello, Matteo? Ce l'ho bello col tuo? Un po' storto, eh? Così? Meglio. Meglio, eh? Vabbè. E ci siamo! Bello, ragazzi. Analisi approfondita, ragazzi. Avviciniamo.
dovete sapere che a Roma le carni danesi vanno per la maggiore, o perlomeno fino agli anni 90, inizio anni 2000, a Roma si mangiava solo carne danese, perché gli importatori avevano trovato in Roma una piazza che apprezzava quella tipologia di carne. Costo di questo medaglione, di questo bel filetto, siamo intorno ai 100 euro al chilo, perché sono 200 grammi che paghiamo 22. Ce l'hanno portato con dei broccoletti. Tra le oltre 500 etichette che hanno in questo ristorante, responsabilità la mi ha portato un rosso e uno champagne. Vediamo quale ci sta meglio. Si vede che è cotto alla brace. Madonna, gli conferisce quell'odore e quell'aroma unico, ragazzi. Ok, cottura come piace a me, al sangue. E dentro è caldino, quindi non è freddo. Bravo, il grigliatore sa fare il suo lavoro. Sapete perché costa così tanto? Sapete perché è una parte così prelibata? E sapete perché è così delicato? Non ve lo spiego io, ma ve lo spiega un amico di Braciami Ancora, un grande macellaio che lavora in Sicilia. Gianni, ci spieghi tutte queste belle cose sul filetto? Ciao Michele, ciao amici di Braciami Ancora. Sapete quanto filetto c'è in una bestia di 400 kg? Più o meno il 3%. Una carne tenera, molto succulenta, dovuta al fatto che è un muscolo che non si muove. Vi aspetto, a voi tutti amici, e a te Michele, in Sicilia, per gustare le nostre prelibatezze. Tenero e tenero, sinuoso e sinuoso, elegante e elegante, vale fondamentalmente quello che pagate, però ragazzi c'è poco da fare, nel filetto il grasso non ci sta. Se gli volemo da uno sprint, il grassetto ce lo dobbiamo mettere noi, quindi ora gli chiediamo un po' di olio per mettercelo sopra. Eh beh, già è più intrigante con un po' di olio. Il filetto è buono, secondo me le uniche criticità del filetto sono tre. Uno, il prezzo è elevato, c'è poco da fare. Due, la mancanza di grasso, però quella si sopperisce con un filo d'olio. O magari se vi piacciono le carni magre e tenere, siete a cavallo, il filetto fa per voi. E tre, fondamentalmente che ogni animale ce n'ha poco di filetto, come ci ha detto il nostro amico Gianni, e quindi tendenzialmente si fa fatica a trovarlo, è un prodotto impegnativo. Voti a questo filetto: tenerezza 9, succulenza 9. Dal punto di vista gastronomico a me non intriga tantissimo, ma sono sicuro che se vi piace il genere, se vi piace il filetto con filetto danese, state proprio a cavallo. Costo abbordabile, per dargli un po' di personalità ci va messo un po' di sale e un po' di olio. Vai, magna. Oh, vedi che torno da mangiare. Da domani torniamo alla mortadella, eh? Proseguono i nostri esperimenti, sono curioso di vedere. Questo pezzo ce lo mangiamo con olio, giro di pepe, giro di sale, con le mani. Yo-ho! Inizia la festa! Qui ci sta tutto, come cambia il ritmo, ole ole ole. In questo caso ragazzi vi suggerisco di contaminare in maniera positiva il filetto con un po' di sale, un po' di pepe e un po' di olio. Ridendo e scherzando, caro Matteo, abbiamo fatto l'una. Ora il prossimo appuntamento è alle 19. Dall'una alle 19 che facciamo? Mi vado a fare la barba, mi vado a fare. Tieni, guarda un po', mi sono fatto la barba, ragazzi, e siamo arrivati a Via della Lega Lombarda. Voi direte, dove sta Via della Lega Lombarda? Praticamente ve la faccio breve: da qua inizia Roma Est, là c'è sta la Tiburtina, là c'è sta l'Università La Sapienza. Questo è il quartiere pieno di studenti. Praticamente quando io andavo all'università venivamo da ste parti con le reti a strascico, andavamo a caccia dei fuorisedi calabresi. Le saluto tutte, le saluto. Siamo arrivati da Chilo, una bella bella steakhouse. Questa sede a Via della Lega Lombarda è nuova. Assolutamente. Vado a vedere un attimo i carni. Beh dai, bella vetrinetta, bella vetrinetta. Ma tanto a noi sempre sempre il filetto ci tocca. Vai camerieri, corri, che la carne si fredda. Bravi, promossi. Yeah. Giulia, questo è il filetto che ora ci mangiamo. Esatto. Che ci hai portato? Dice un po'. È un filetto danese. Sì. Questo filetto pesa 200 grammi e 15 euro perché sono due etti. Perfetto. 7,50 euro. A posto, ci siamo riusciti. Cucinatemelo al sangue e ciao. Perfetto. Ma vado a sedere. Wow, vai, alla grande, bello ragazzi, eccolo qua. Boh, oh, morbiduccio, morbiduccio, è morbiduccio. Guardate ragazzi, il limone fa tanto anni 90, ma secondo me è solo per bellezza. Però poi una bella spruzzata di limone ce la possiamo provare. Qui te lo servono direttamente con l'olio e il sale, giustamente fanno bene. La cottura mi sembra regolare, dito, ok, ci sta, sono stati bravi, dai, non ce lo portano freddo.
questo è più delicato del filetto di danese che abbiamo mangiato stamattina. L'olio e il sale ci stanno bene, però mo volevo fare una prova. Olio, sale, ci mettiamo un po' di peperoncino? Abbondiamo. In onore alle fuorisede calabresi che rincorrevo tanti anni fa qui. Secondo me sul filetto, ragazzi, ci si può davvero mettere tutto, non è un caso. Vi ricordate sul finire degli anni 90 che andava tanto di moda? Ogni tanto ancora si trova in qualche vecchio ristorante che ha mantenuto il menù di 20 anni fa. E il filetto al pepe verde, e ci mettevano di tutto praticamente, tutto, sentivi tutto tranne che il sapore della carne. Dai, hai tolto, ho tolto il peperoncino. Fammi sapere. Dai. Ricca, spruzzata di limone. Ma dopo che viaggio nel tempo, quando ero ragazzino proprio, che ci andavo al limone sulla bistecca. Tenero, tenero, tenerezza ci sta, succulenza ci sta, un prodotto buono, costa pure poco, perfetto clima da quartiere universitario comunque, però attenzione, costa poco ma la qualità è buona, eh. Però sai che ci mangiamo accanto? Vai. Un po' di patate, va, che dici? Giulia, grazie per la patata, vai. A voi, buon appetito. Perché? Grazie mille. Carina questa cosa all'ingresso, ci sta la raffigurazione dell'animale e ti dice da dove provengono i vari pezzi di carne, quindi il lingotto di filetto proviene da qua, è un taglio proveniente dalla zona lombare, il taglio interessa il muscolo grande psoas, muscolo particolarmente tenero, eccolo qui. E lo sapete perché è tenero? Perché è un muscolo che non lavora. Ora dobbiamo andare al quarto ristorante, il macellaio sta a Roma Sud, vediamo quanto ci vuole. 18 km 29 minuti, andiamo. Arrivati a Roma Sud, ragazzi, ultimo locale, il macellaio. Praticamente rispetto a dove stavamo prima è un altro mondo, un'altra Roma. Vedrete un locale super affollato, è sempre così, eh. E dentro praticamente il parco giochi dei carnivori. Entreremo in un locale gonfio di gente e gonfio di carne. Praticamente voi scegliete la carne e questo signore ve la taglia. E io la taglio. Cioè, visto che arrivavamo, guarda quanto siete stati bravi. Filetto di Fassona, filetto di Chianina, filetto di Manzolanese, filetto di Galiziana. E poi se scegli, filetto di bufala, zebra, taglio e canguro. Guarda che mossa, eh? Guarda. Allora io vorrei Galiziana Fassona. Galiziana Fassona. Taino canguro. Mamma mia. L'ordine lo decidete. È arrivato il primo filetto di Fassona. La prima cosa che salta all'occhio è l'impiattamento, completamente diverso dagli altri tre ristoranti. Qui c'è proprio l'opulenza, un bel arrosticino infilato nel filetto, due pezzettini di legno che dice al sangue, addirittura con il grado di cottura, simpaticissimo. E poi tre salse, sinceramente non so che salse sono, utilizziamo il dito. Zain. Questa deve essere una salsa allo yogurt, salsa al pomodoro, salsa barbecue. Vediamo sto filetto com'è. Ok, cottura ci sta. Qui ci sta un po' di verdura, verdurine. Però è un bel piatto, simpatico, no? È un filetto in tutta la sua, con tutto il suo carattere. Fammi le prove, vai. Se mischiano i sapori, rimane la tenerezza della carne. Proviamo la Fassona con la salsa barbecue. Fumava ancora. È una delle cotture meglio riuscite oggi. Fassona nella salsa barbecue. Nah, meglio di no. Assaggiamo la salsa al pomodoro. Il bello delle salsette che a me ci piace giocarci con le salsette. Tu intigni. Buono, buono. Tenero, saporito. Filetto di Fassona promosso, certo. Parliamo di prezzi, 300 grammi di filetto di Fassona a 34 euro, se può fare. E questo, ragazzi, è il filetto di Galiziana, parliamo di una delle carni più interessanti, più intense, più nobili. Anche qua l'impiattamento è lo stesso, ma attenzione, mi è spuntato il sale rosa. Il sale rosa, cottura perfetta. Il filetto di Galiziana ha sicuramente più carattere, la masticazione sotto i denti è più intensa, è più tenace e va un po' controcorrente rispetto a quella che è l'idea originale di filetto, di una carne tenera che deve essere appena morsa. Questa per ora, devo dire, è la più interessante di tutte quelle che ho assaggiato, eh. Prezzo del filetto di Galiziana, che sono circa 300 grammi, 39,90 euro, tutto il piatto. Allora, è arrivato il canguro. Questo è uno dei pochi posti a Roma che fa anche quei filetti di queste carni esotiche. Assaggiamo sto filetto di canguro.
più piccolino è il canguro e secondo me pure più duro. Bello tenace nella masticazione. Il fiato del canguro c'ha sotto i denti, sembra un petto di pollo che è stato cotto troppo. Vuoi vedere che il filetto del canguro è il muscolo che lavora? Tu lo sta sempre a saltare. Il filetto del canguro per ora non mi sta facendo impazzire. Filetto di canguro, parliamo sempre di 300 grammi, 29,90. Il filetto di canguro non mi ha convinto. Però magari voi provate, degustibus, non è che se non convince me vuol dire che non è buono. Filetto di daino, 300 grammi, anche questo 39 euro il piatto. Il filetto di daino io me lo immagino molto selvaggio. Una battuta che va forte qui dalle parti di Roma Sud. Lo sai che dice un daino a un altro daino? Giochiamo a nascondaino. Dopo questa potete togliere il mi piace al video. Così è tagliarlo lungo la fibra, così è tagliarlo contro fibra. Cotto bene perché dentro è bollente. Assaggiamo sto filetto di daino. Oh! Il filetto di daino ti dà soddisfazione perché si deve ciancicare, si deve masticare. Però la carne è tenera, è buona. Succoso e succoso. Ha un che di selvaggio e sotto i denti sembra diaframma. Non c'entra niente con il filetto del manzo. È proprio esattamente come il canguro. Famo così, daino nella salsa barbecue. Vediamo che viene fuori. Mazza e porcheria. Meglio senza. Ragazzi, la salsa barbecue va bene per le ribs, secondo me, no per i filetti. Gusti miei, gusti miei. Se qui a Ermacellaro lo mettono, vuol dire che sicuramente qualcuno ce la mette. Fine video, ragazzi. Se siamo magnati praticamente tutti i filetti di Roma, per qualche giorno non li trovate più. Conclusioni finali. È singolare la cosa che il miglior filetto e il peggior filetto li abbia trovati qua. Primo in classifica il filetto di Galiziana, un'altra categoria proprio. Ultimo il filetto di canguro. Forse so io che non l'ho capito, ragazzi, ma il filetto di canguro se lo tiri al muro non imbalza, da bravo canguro. Buono anche il bisonte che abbiamo trovato da Beef Bazaar e ovviamente ci stanno, insomma, promossi pure i filetti di danese. Però a Roma i filetti di danese sono un po' scontati, insomma, è un po' il vestito blu al matrimonio. Ci sta, ma non è che ti salti dalla sedia, però oggettivamente buoni. Quattro ristoranti completamente diversi, quattro quartieri di Roma completamente diversi. Io mi sono divertito da morire, voi spero pure. Fatemi sapere se volete qualche altro video simile. Io campo, ragazzi, delle vostre segnalazioni. Ultima cosa, ma secondo voi con tutta sta carne che mi sono mangiato quante calorie ho inglobato? Me lo dice Carmen, che avete già conosciuto in altri video, la mia amica nutrizionista di Napoli. Carmen, secondo te a calorie come sto messo? Prima che Carmen inizi il suo, diciamo, resoconto calorico, io vi abbraccio, vi saluto e come al solito che l'abbraccio sia con voi. Carmen, te li lascio tutti tuoi. Ciao Michele! Allora, innanzitutto complimenti per la scelta del filetto. Il filetto di bovino adulto vitellone infatti risulta essere un'ottima scelta quando si va a mangiare della carne al ristorante o comunque in generale fuori casa. Questo perché il filetto risulta essere un taglio di carne rossa particolarmente magro, contiene solamente all'incirca 5 grammi su 100 di grassi e di conseguenza è particolarmente ipocalorico, perché sappiamo che sono proprio i grassi, quel macronutriente, che subito ci fa schizzare l'apporto calorico totale del piatto. Logicamente a questa affermazione ci sono delle precisazioni da fare. La prima riguarda le dosi. Va bene una porzione di filetto, circa 100 grammi, non va più bene mangiare delle dosi esagerate di filetto come può essere 1,2 kg di carne. La seconda precisazione da fare invece riguarda gli eventuali accompagnamenti nel piatto alla carne. Ad esempio va bene accompagnare il piatto con delle verdure, ma se queste verdure sono fritte, ripassate in padella o comunque molto condite, andranno inevitabilmente ad alterare l'apporto calorico totale del piatto. Stessa cosa riguarda ad esempio delle salsine o delle creme che spesso vengono aggiunte a questi piatti, che andranno quindi ad aumentare l'apporto calorico. Quindi, come sempre, in nutrizione tutto è da contestualizzare.